Damer Minero Herrer, bentrovati. Siamo nel 1453. Costantinopoli sta per crollare dopo secoli di vita. Nell'aprile di quell'anno il corso degli eventi avrebbe trasformato profondamente il volto della grande metropoli che da sempre aveva, come dire, segnato l'immaginario collettivo dell'Occidente, a partire, se ci pensiamo bene, dal lontano maggio del 330 d.C., quando l'imperatore Costantino aveva ribattezzato l'antica colonia di Bisanzio con il proprio nome. Come ci riporta nelle sue memorie, che sono comunque da prendere con le pinze, lo storico e generale bizantino Giorgio Sfranze, il 2 aprile, davanti alle mura della città, arrivò il sultano Mehmet I, insieme a tutto un folto numero di cavalieri e fanti che si piazzarono davanti alla porta di San Romano, disponendo i soldati lungo le mura cittadine. Bene, era l'inizio dell'assedio. Un assedio in cui le forze in campo, da una parte all'altra, erano di una disparità disarmante. Il personaggio su cui oggi mi voglio soffermare è uno di quelli che la storia ci ha tramandato sommessamente, quasi, diciamo, in sordina, nonostante il suo valore simbolico di un certo rilievo, perché in fin dei conti, in questo caso, parliamo solo di simbolismo e non di una efficacia nell'esito dello scontro. Sto parlando di Giovanni Giustiniani Longo, genovese di nascita che abbracciò la causa dell'ormai morente città di Costantinopoli, una delle ultime roccaforti e vestigia di ciò che rimaneva dell'impero dei Romani. Se poi tralasciamo le roccaforti di Mistra e Trebisonda, possiamo partire. Se partì. Attratto dal brivido della battaglia imminente e forse, per essere più sinceri, dai benefici economici prospettati, il capitano di Ventura, podestà della città di Caffa e prostrator della corte di Bisanzio, Giovanni Giustiniani Longo, varcò le soglie della città di Costantinopoli il 26 gennaio 1453, arrivando al seguito di un gruppo di mercenari dell'isola di Chio composto, le fonti dicono, da 400 o 700 uomini. Fu un arrivo inaspettato, una cosa che in pochi a Costantinopoli riuscirono quasi a credere. Bisogna essere realisti e poco disincantati, ad attirare Giustiniani in un'impresa tanto impossibile quanto scellerata non furono gli ideali o il desiderio di immolarsi in difesa di Costantinopoli, bensì le proposte economiche e di prestigio che Costantino XI Paleologo, l'ultimo imperatore di Bisanzio, offrì ai mercenari occidentali. Certo, tra Giovanni e Costantino c'era un forte legame di amicizia, ma ciò non significava in automatico fedeltà cieca di fronte a una probabile sconfitta dove il rapporto delle forze in campo era 11 contro 1. Inoltre, proprio al condottiero genovese, l'imperatore offrì in ritorno, per i suoi servigi, la signoria dell'isola di Lemno, nell'Egeo, oltre che a una lauta ricompensa in monete d'oro e tutta una serie di titoli onorifici. L'arrivo della flotta genovese fu uno dei pochi aiuti concreti che la ormai collassante città bizantina ricevette in quell'estrema, disperata situazione. Le potenze occidentali si erano via via dimenticate, alcune più volontariamente di altre, della situazione emergenziale in cui Costantinopoli ormai vessava da decenni, e quando il tutto precipitò con la formale dichiarazione di guerra del sultano all'impero nel luglio del 1453,
1492, era già troppo tardi per rimediare al danno fatto. Gli unici aiuti concreti, ma scarsi, che la città ricevette nei suoi ultimi momenti furono le due galee genovesi con gli uomini al comando del capitano di Ventura Giustiniani, più altri 200 uomini portati dal cardinale Isidoro di Kiev e una truppa di spagnoli e catalani capitanata da Don Francisco de Toledo, da molti soprannominato il novello Achille. Per quanto invece riguarda Venezia, la flotta della Serenissima, comandata da Jacopo Loredan, si arrestò invece a Negroponte, sull'isola di Eubea, e non raggiunse mai Costantinopoli. Giustiniani all'epoca, quindi il miglior comandante della città, non tardò ad assumere il comando supremo delle operazioni e cercò di fare del suo meglio per quanto poteva. Una volta arrivato, appostò le truppe più forti nei punti di massima debolezza delle mura e distribuì il resto della guarnigione su tutto il fronte. Il sultano Mehmet disponeva dal canto suo di circa 420 navi, erano per lo più piccole imbarcazioni, di un gran numero di uomini appiedati, quasi 60.000, dipende dalle fonti poi, e un imprecisato numero di orde ed irregolari. Queste forze erano almeno 10 volte superiori a quelle greche. I difensori di Costantinopoli non potevano dire lo stesso, infatti, perché le forze dell'imperatore erano esigue tanto quanto erano esigue le finanze di Costantinopoli. Lentamente la città cominciò ad essere soffocata con un blocco navale e poi terrestre. Il 12 aprile il blocco fu completato con l'arrivo di 300 imbarcazioni turche che perfezionarono l'assedio, iniziando un bombardamento intenso ed incessante. A questo riguardo Sfranze commentò: «In alcuni punti le cannonate e i proiettili incendiari dei nemici avevano aperto brecce nelle mura. Il nemico si riversava nelle aperture e ci furono dei primi combattimenti. Era spaventoso a vedersi. Nella ressa non si faceva attenzione a nessuno. I soldati turchi, per farsi spazio, si uccidevano l'un l'altro. I nostri si comportavano da valorosi e sorprendentemente ebbero la meglio, sebbene non possedessero grandi esperienze di guerra». La sera gli attaccanti si ritirarono, speravano infatti di poter raggiungere il muro principale il giorno dopo, attraverso una delle tante brecce che ormai si era aperta. Indescrivibile fu però la delusione quando, alle prime luci dell'alba, gli ottomani trovarono le brecce che avevano aperto il giorno prima riparate dai costruttori di Giustiniani, che la notte precedente aveva accuratamente sistemato le falle nel sistema difensivo della città, riscavando così i fossati e dando fuoco anche ad alcune delle macchine d'assedio utilizzate dai giannizzeri. L'assalto delle torri era dunque fallito. Quel 19 aprile Mehmet dovette provare un gran senso di frustrazione quando urlò: «Se 37.000 profeti mi avessero detto che gli infedeli avrebbero fatto quello che hanno fatto, non l'avrei mai creduto». Tra la metà di aprile e maggio, tra sparuti rinforzi via mare e tentativi fallimentari dei turchi di aprire un varco definitivo nelle mura, la situazione si mantenne costantemente sul filo del rasoio. Ad ogni passo che gli uomini di Mehmet facevano, incredibilmente i difensori della città riuscivano a colmare la distanza creata dagli attaccanti. Questo almeno fino a quando, il 52esimo giorno di assedio, il 28 maggio, il Consiglio di guerra ottomano decise di organizzare l'assalto decisivo, quello che avrebbe definitivamente posto fine all'assedio. I soldati cristiani del sultano fecero volare oltre le mura delle lettere minatorie, con su scritto che i difensori si sarebbero dovuti preparare al più duro di tutti gli assalti se non si fossero arresi, e a quel punto gli abitanti della metropoli si persero d'animo, di coraggio. Soltanto Giustiniani, anima e corpo della città assediata, rimase lucido e pronto ad agire. La prima cosa che Giovanni fece fu quella di costringere il mega dux Luca Notara a potenziare le bocche da fuoco dei cannoni che si trovavano sulle navi, ordinando che fossero trasportate alla Porta d'Oro, il settore delle mura teodosiane che più avrebbe subito il bombardamento delle artiglierie del sultano e che lo stesso Giovanni avrebbe ricoperto con i suoi uomini il giorno successivo. Nel suo tentativo di risollevare gli animi, Giustiniani tenne duro. Ordinò ad esempio ai sacerdoti di esporre le icone sacre nei punti più minacciati del vallo, mentre ai monaci di cantare in coro per dare coraggio ai combattimenti nelle fasi più dure dello scontro. Le misure in un certo modo raggiunsero tale scopo, perché riuscì a far rinascere la speranza negli animi, ma quello in cui Giovanni non riuscì fu nel persuadere l'imperatore, che
sembrò più convinto ormai dell'inevitabile caduta della città, della morte che sembrava sempre più imminente. Nel corso della grande processione della Pentecoste davanti a Santa Sofia, Giovanni, parlando agli ufficiali, disse: «So bene che l'ora è giunta, che il nemico della nostra fede ci minaccia con ogni mezzo. Affido a voi, al vostro valore, questa splendida, celebre città, nostra patria, regina d'ogni altra». Al termine del discorso, come Sfrance ci riporta, Giovanni abbracciò tutti i presenti uno ad uno, chiedendo scusa per eventuali offese da parte sua. I bizantini, nonostante i tentativi di Giovanni, furono comunque logorati dalla disperazione e la sera del 29 maggio fecero celebrare dal cardinale Isidoro l'ultima messa ortodossa a Santa Sofia. Alla celebrazione partecipò tutta la cittadinanza di Costantinopoli. Giovanni, ricordano i suoi biografi, sedeva vicino a Costantino. L'imperatore si confessò e ricevette la Santa Comunione. Sfrance scrisse: «Il palazzo risuonò di pianti e voci lamentose. Chi avesse visto con i propri occhi non avrebbe potuto trattenere le lacrime davanti a una scena così drammatica». Quando Isidoro finì il suo sermone, Costantino si alzò in piedi e si diresse con ieratica lentezza verso l'altare per tenere un breve discorso. Cercando di rincuorare il popolo, disse che con l'aiuto di Dio e della Vergine Maria Costantinopoli si sarebbe potuta salvare dall'attacco ottomano. Poi proseguì, ringraziando tutta quanta la popolazione, il clero e infine i soldati latini, che erano venuti, seppur pochi, ad aiutare Costantinopoli. Un particolare ringraziamento lo rivolse a Giovanni Longo Giustiniani, dicendo che non avrebbe mai pensato che un genovese del calibro di Giustiniani si sarebbe mai battuto con tanto coraggio e lealtà verso Costantinopoli. «Voi, uomini di Genova, uomini di coraggio, famosi per le vostre vittorie, voi che avete sempre protetto questa città, vostra madre, in molti conflitti contro gli infedeli, mostrate ora la vostra abilità e il vostro spirito aggressivo verso gli infedeli stessi, verso chi ci assedia, con virile vigore». Costantino riuscì per un giorno a riunire le due fedi, cattolica e ortodossa, raccolte nella stessa chiesa, con una benevolenza mai vista in precedenza. Alle prime luci dell'alba, o come Sfrance ci dice al secondo canto del Gallo, il campo turco era in un'attività fervente. Di buon'ora Giovanni si diresse verso la Porta d'Oro, quella che era più martoriata dai colpi delle bombarde, e cercò di incitare come meglio poteva gli uomini a riparare le falle, cosa che ormai purtroppo sembrava più un tentativo disperato che efficace, una cosa fine a se stessa. Giovanni si adoperò comunque senza fermarsi un attimo, ordinando in lungo e largo di chiudere assolutamente tutte le brecce nelle mura. Il genovese lo possiamo vedere come una vera torre nel corso di tutta quanta la battaglia, lo scontro, e perciò era un bersaglio costante dell'astio dei suoi avversari. La fama del suo coraggio si dice fosse arrivata addirittura fino al sultano, il quale, secondo le fonti, cercò invano di corromperlo con l'oro una delle sere precedenti la caduta. Alla fine l'ultimo assalto iniziò. La battaglia durò circa 6 ore. I soldati ottomani, per lo più truppe di bassa qualità, non riuscivano a penetrare. Durante la battaglia si verificò tuttavia un alterco tra lo stesso Giovanni e il Megadux sulle mura, Luca Notara, per il fatto che quest'ultimo non era riuscito a procurare, come promesso, la polvere da sparo per l'utilizzo dei cannoni. Giovanni a quel punto estrasse il coltello e lo puntò minacciosamente verso Notara, accusandolo di essere un traditore. Ma di fronte alla pietosa condizione delle mura che crollavano da tutte le parti, tutta la prudenza, i piani e la risolutezza dei genovesi fu vana. Le palle infiammate che si abbattevano contro le mura, quelle che rotolavano a terra, le esplosioni delle bombarde e degli archibugi, i proiettili con i loro bagliori rossastri. Tutto questo rendeva ancora più terribile e inquietante la scena dominata da questo tumulto fumoso. Molte delle scale degli assedianti avevano preso fuoco e rovinavano sugli assalitori stessi. Voci, urla, ordini sparsi si rincorrevano sopra e sotto i bastioni, perdendosi e dileguandosi nella violenza della lotta. Tutto questo sopra l'odore penetrante della pece che, con i suoi miasmi, avvolgeva difensori
e assalitori. Intorno alla Porta d'Oro, colpita senza pausa dalla grande bombarda, lo scontro era durissimo. Giustiniani, dagli spalti, comandava personalmente la difesa, incitando bizantini e mercenari chioti affinché respingessero le ordate di assalitori. Mehmet, però, non demordendo, ordinò alle truppe scelte, il reggimento di giannizzeri, di mettersi in marcia verso la porta, accompagnati con cadenza dai colpi di questa grande bombarda che tuonava minacciosa ad ogni sparo lanciato sulle mura. I giannizzeri, le truppe scelte del sultano, combattendo furiosamente, riuscirono a superare il primo muro, ma Giustiniani e gli altri, con sforzo supremo, li respinsero per un'ultima volta, riuscendo a intrappolarli nel fossato che separava il primo e il secondo muro. La strage fu enorme, ma intorno alle 6 del mattino un altro colpo della grossa bombarda aprì una profonda breccia nella porta. D'impeto vi si gettarono quasi 30.000 assalitori in un colpo. La calca fu spaventosa. Nel momento maggiormente critico della lotta, Giustiniani, mentre combatteva in un corpo a corpo, venne ferito gravemente sotto il braccio da un colpo di lancia, ma i suoi compagni, facendo quadrato intorno al comandante, riuscirono a portare il corpo alle navi ormeggiate vicino al Galata. A causa delle ferite, il condottiero sarebbe morto 2 mesi dopo, sull'isola di Chio. Proprio mentre il coraggio stava già tornando tra le file dei cristiani, che già cominciavano a sperare che il nemico allontanasse la sua presa da loro, si diffuse la spaventosa notizia del ferimento di Giustiniani e della sua fuga dal campo di battaglia. Disgraziatamente questo corrispondeva a verità. Quando vide scorrere il suo sangue, Giustiniani perse di colpo tutto il proprio coraggio. Lo splendido cavaliere, il generoso avventuriero, sembrò quasi rendersi conto, all'improvviso, per la prima volta, di essere anche lui un mortale. E tale scoperta lo annientò. Si fece portare via attraverso una lettiga, scortato da quasi tutti i suoi mercenari italiani rimasti sul campo, mentre sulle mura rimasero l'imperatore Costantino e i suoi soldati ad affrontare da solo il nemico. Quella ritirata suonò come un memento mori per il sovrano. A quel punto il sultano capì che era giunto il momento di agire. Al grido di "la città è nostra", i capitani incitarono i giannizzeri a sferrare l'ultimo attacco. La situazione precipitò in pochi minuti. Il panico attanagliò i difensori. I pochi genovesi rimasti uscirono allo scoperto e si arresero ai turchi, che ormai avevano invaso le strade. Costantino mise in atto un vano tentativo di porre rimedio allo sfacelo, facendo appello all'unità dei suoi uomini, ma questi, disperati, non ubbidirono. Dovette quindi rassegnarsi. La città era perduta. Si strappò di dosso il mantello in porpora, si lanciò nel trambusto e nessuno dei suoi lo vide più. Nessuno sa che fine abbia fatto. Si dice che nel mucchio di cadaveri sia stato riconosciuto anche il suo, identificabile proprio dalle scarpe di porpora. La leggenda, quella più compassionevole, racconta del misterioso spalancarsi di una porta, mai esistita prima, nel muro della Basilica di Santa Sofia, nella quale l'imperatore scomparve per sempre. A quel punto sfranse e scrisse: "I nemici si impossessarono della città". Erano le 8:30 del 29 maggio 1453. Se la defezione dal campo di battaglia da parte del Giustiniani abbia dato il colpo di grazia alla città oppure no, questo è tuttora materia di dibattito. Il sospetto di tradimento che gravò sul Giustiniani in realtà dovrebbe investire anche tutti gli altri esponenti delle famiglie occidentali che erano in qualche modo legate a Costantinopoli, vuoi per prestigio o per censo. Ad esempio, la flotta pontificia era rimasta ferma a Chio nell'attesa che cambiasse il vento, la flotta veneziana era rimasta bloccata sull'isola di Eubea in attesa di ordini. Probabilmente non conosceremo mai la consistenza degli interessi tra turchi e commercianti italiani e poi anche occidentali, ma le dicerie riportate dai cronisti indicano che tra i partecipanti dei fatti vi fu, diciamo così, un balletto di responsabilità provocato da un evidente senso di colpa che si sviluppò in Occidente a seguito della caduta di Costantinopoli. Che il Giustiniani sia meno imputabile come il colpevole della caduta di Bisanzio mi sembra un po' ridicolo, perché ci sono persone che lo ammettono e che dicono questa cosa, e rimarrà un argomento di contenziosi tra storici ed appassionati. Imprescindibile però resta il fatto che senza i suoi preziosi suggerimenti
Difatti la città sarebbe capitolata forse ben prima del tempo dovuto. Inoltre, con il senno di poi, bisogna precisare che era impossibile salvare Costantinopoli da una rovina ormai certa, considerato anche lo scarso aiuto che questa ricevette. A posteriori è facile giudicare la storia, sfiderei chiunque a trovarsi in quella situazione scottante e prendere con nonchalance una decisione. Ragazzi, vi ringrazio moltissimo per l'ascolto, vi ricordo che se volete potete fare un salto sul mio Instagram, sulla pagina di Nova Alexio, dove quotidianamente pubblico uno o due post di argomento storico e, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Per Aspera ad Astra.